Ultima lettura che ho fatto, e questa volta ti parlo di un libro di cui ha già parlato Valeria del canale Read Vlog Repeat, e ti sto parlando di Le streghe di Lenzavacche di Simona Lo Iacono. Questa è un'edizione EO al costo di 15 euro. Allora, la copertina mi piace tantissimo, i colori, queste spezie. Era un libro per cui avevo grandissime aspettative, perché Valeria ne ha parlato bene per quanto riguarda l'ultima parte, perché il libro è diviso in due parti, bene per quanto riguarda la seconda parte, appunto, e un po' meno bene, vedi? Ed è esattamente questa è la prima parte e questa è la seconda. Lei ha detto che avrebbe voluto che il libro fosse tutta la seconda parte. E un po' meno bene per quanto riguarda la prima parte. Io mi trovo in netto disaccordo con lei perché lei non ama questo genere di scrittura, ovvero una persona che dialoga con un'altra persona raccontando dei fatti. Succede esattamente questo. Qui c'è, allora, prima di tutto il libro è ambientato in epoca fascista, quindi già un regime un po' particolare. Le streghe di Lenzavacche sono, non sono altro che una sorta di piccola setta, purtroppo, che non si è definita così, ma a cui è stato dato questo appellativo per il semplice fatto che era un gruppo di donne senza arte né parte, senza mariti, ma con magari figli. In questo caso c'è anche la mamma della donna protagonista, che curava con erbe medicinali, quindi faceva decotti, tisane e non solo, grande amica di un farmacista e considerata appunto un po' una strega, perché appunto vedeva le cose in un altro modo. Quindi mi è piaciuto questo aspetto della vita, quindi queste persone che volevano vivere la realtà con occhi curiosi, con occhi diversi, il fatto anche di volersi curare da soli, di preparare i propri medicinali in casa, ma perché no? Cioè, all'epoca appunto non erano ben viste. Per di più, la mamma di Felice, un ragazzino fortemente disabile, ma per niente stupido, ritrovandosi da sola con questo figlio malsano, da dover portare in giro, era vista appunto come una pazza, una squilibrata, una strega. E ho amato anche questo aspetto, perché nonostante appunto le male lingue, il fatto che non fosse ben vista e tutto, lei racconta a suo figlio Felice, che lo chiama proprio Felice, e mi piace tantissimo questa cosa, anche se sembra quasi una maledizione, una presa per il culo più che altro. Gli racconta appunto come lei abbia dovuto lottare, ma facendolo proprio con amore, quasi dando a lui la stessa forza di combattere la cattiveria che c'è comunque intorno a noi, insomma. L'essere umano è fatto anche di questo. Se tu non sei uguale a me, non sei perfetto, ce l'ha dimostrato benissimo Hitler, sei considerato un reietto, uno scarto della società. Ma non è così, perché tutti possiamo dare qualcosa, tutti siamo in grado di apprezzare e vedere le cose in modo diverso. Quindi, perché non puoi accettare anche il mio modo di essere? E io lo dimostro anche con questo video. Valeria dice le cose completamente diverse da me, e io ho apprezzato invece tutt'altro. Il fatto che questa mamma, questa strega, parli al figlio non mi fa sentire lettrice curiosa, lettrice strana ai fatti, ma mi è quasi sembrato di essere nella stessa stanza con loro e di sentire appunto questa mamma che con amore parla al figlio. Io non mi sono sentita di troppo, mi sono sentita proprio partecipe di questa cosa e l'ho adorata. Ho trovato noiosa la seconda parte perché è una serie di fatti raccontati, ma cioè, sembrano quasi lettere, sembrano quasi veri, per farti capire. Cominciano così, ok? E
durano veramente pochissimo, ma le ho trovate, io le ho trovate noiose, cioè, non lo so, ma non lo sto dicendo apposta perché voglio essere, perché comunque Valeria ha molti, molti, molti più iscritti di me, quindi voglio dire, però è proprio per dimostrare il fatto che il mio percorso di vita, il mio percorso di lettrice mi ha portato fino ad ora ad avere dei gusti differenti, quindi sono stata contenta di averlo acquistato per tutta la prima parte. E sono combattuta se tenere o no questo libro perché comunque l'ho trovato, cioè, siccome è un insieme, cioè il libro ha un inizio e una fine, anche se è diviso in due parti, è un insieme di cose, quindi non lo so, ma è però la prima parte che è quella che dura molto di più. E poi c'è la figura del maestro Mancuso, maestro che seppur appunto insegnante in epoca fascista, quindi con determinati paletti, determinate linee guida che non puoi trasgredire perché i ragazzi devono crescere così, devono sapere che questo e questo lo devono fare, devono essere orgogliosi di questa cosa, la patria e tutto quanto. Si ritrova a dover combattere perché lui vuole in un paese di anche contadini, lui vuole assolutamente portare avanti le sue idee, lasciar libere, correre la fantasia, è un grande. E anche la sua figura mi è piaciuta molto. Quindi è un libro che ti consiglio, ma che sono curiosa di sapere come lo affronti tu, appunto perché io ho visto queste due differenti commenti da parte mia e appunto da parte di Valeria. Quindi se lo vuoi leggere, e io ti consiglio davvero perché comunque è un libro che a me non è dispiaciuto del tutto, io l'ho catalogato come insomma, nel senso che non sono nemmeno io convinta di cosa, però sarei curiosa di sapere cosa ne pensi tu. Quindi, Le streghe di Lanzevecchia, edizione O, Simona Lo Iacono, ti saluto al prossimo video. Ciao!